Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù le disse: «Maria, non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre, ma va dai miei fratelli e di loro: io salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro». Siamo nel giorno dopo il sabato, il giorno che segna il passaggio dalla morte alla vita. Quello che Maria di Magdala e le altre donne stanno per ricevere è l'annuncio che cambierà la loro vita e la storia. Maria, come le altre e come tutti i discepoli, è smarrita, disorientata. In poche ore tutto è cambiato. Loro si sono trovati soli e ogni cosa che finora alimentava la loro vita sembra priva di senso. Maria scambia Gesù per il custode del giardino e gli chiede informazioni su dove abbiano messo il corpo. Poi quell'uomo parla e semplicemente la chiama per nome. Quanta familiarità, quanto amore, quanta dolcezza in quell'unica parola. Il Vangelo dice che a quel punto Maria si volta verso di lui e immediatamente lo riconosce. I suoi occhi si aprono grazie a quel semplice richiamo. E anche lei, in una sola parola, dice tutto il suo amore e tutta la sua gioia nel riconoscerlo. Rabbuni, maestro. Che vuol dire: ecco, ti riconosco, sei tu vivo, hai mantenuto la tua promessa. Gesù sente che Maria lo vorrebbe trattenere per parlargli, ascoltarlo, godere ancora un po' della sua presenza. Ma questo non è possibile. E allora Gesù le dice semplicemente che lui deve ancora salire al Padre. E quello è il suo posto adesso, ma le dà un incarico importante, fondamentale. Va dai miei fratelli e di loro che io salgo al Padre. È un incarico che Gesù dà a Maria di Magdala, ma dà anche ad ognuno di noi. Va e di. Andare e annunciare. Questo è il compito di ogni cristiano. Percorrere le strade del mondo e rivelare ad ogni uomo e donna che Gesù è morto e risorto per noi, che siamo salvi grazie a Lui, che siamo chiamati alla felicità eterna. Maria di Magdala andò subito ad annunziare ai discepoli che aveva visto il Signore e a raccontare loro ciò che le aveva detto. Questo subito racconta di un'urgenza che ci fa venire in mente quella di Maria che va a trovare Elisabetta. Il cristiano ha fretta, fretta di annunciare, fretta di amare, fretta di incontrare il prossimo. E non sta fermo, non sta starci, deve stare nei luoghi in cui Dio lo ha posto.